Una promessa fatta a me stesso, padre Candido non avrebbe mai posato per farsi immortalare. Così l'autore del busto in bronzo che è stato posto di fronte alla cappella del Ruggi, Pier Francesco Mastroberti, medico artista, racconta la genesi dell'opera. Lui l'ha poi dopo fatto, l'ho visto, gliel'ho fatto vedere, si è fatto una risatina come al solito. Ha detto che la barba era troppo grossa, però vi ho ricordato che negli anni '80 aveva una barba bellissima, grossissima. Allora ero giovane, padre Candido. È una promessa fatta a me stesso per padre Candido, così lo ricorderò sempre. Prima della scultura ormai è nel mio cuore. Possiamo dire che padre Candido ha incarnato la figura del cappuccino, del francescano, dare assistenza agli ammalati per 70 anni. Sicuramente, in realtà proprio gli ultimi degli ultimi, assistere non solo i poveri ma proprio quelli indifesi, in questo caso anche i bambini, i piccoli, quelli che ancora devono nascere, quindi assicurare un diritto alla vita e alla cura, per noi è un orgoglio ma anche un pungolo per le attività che svolgiamo costantemente. Seguire le orme di padre Candido è davvero difficile per quello che ha fatto e per quello che è stato per questo ospedale. Sì, un'icona, una bella presenza che ha speso tutta la vita a servizio degli ammalati e ci ha passato il testimone, perché possiamo veramente continuare nel solco che ha tracciato e che ci ha lasciato, e certamente lui dal cielo ci benedice e ci accompagna. Padre Candido Gallo era nato ad Altavilla Silentina nel 1926, diventato frate cappuccino dal 1952 e per quasi 70 anni è stato il cappellano degli ospedali di Salerno, prima in via Vernieri e poi a Ruggi. Nei vecchi ospedali riuniti, nel 1954, fu in prima linea a dare conforto nei momenti tragici dell'alluvione che colpì Salerno. Questa, una delle immagini diventate icona di quei momenti. Quasi 70 anni di vita trascorsa fra le corsie, senza dimenticare però la sua terra d'origine. Non è una persona illustre, è una persona illustrissima. Era figlio di Antonio Gallo, era coetaneo di mio padre, padre Candido, quindi del 1926. E la famiglia di padre Candido è longeva. Noi il 10 di aprile abbiamo festeggiato i 100 anni del fratello di padre Candido, che va ancora in bicicletta a 100 anni. Quindi sono delle persone eccezionali, hanno sempre fatto del bene ad Altavilla, quindi siamo qua apposta per questo. Tutti hanno un ricordo di padre Candido, un aneddoto da raccontare, ad onorarlo anche tanti medici come il presidente onorario dell'Ordine Bruno Ravera, il dottor Enrico Indelli, la dottoressa Grazia Cioffi e l'ex primario di pediatria Rosario Pacifico. Padre Candido era un'istituzione per l'ospedale San Leonardo e anche da via Vernieri era sempre presente. Era una persona che esprimeva amore e quella sua saggezza ti dava tranquillità. Io con padre Candido mi sono visto tante volte in ospedale e quindi lo vedevo molto spesso girare per l'ospedale, stare vicino al bisogno, alle persone bisognose di una parola di conforto, e lui in questo era eccellente.